Oh Krishna, vedendo la mia gente così disposta per il combattimento, le mie membra vengono meno. La bocca diviene secca, il mio corpo trema e i capelli mi si rizzano sulla testa. Gandiva mi sfugge di mano e la mia pelle sembra ardere. Non posso reggermi in piedi, il mio spirito vacilla, ho presagi funesti o keshava ma che pro uccidere i miei nella battaglia. Non desidero né vittoria, né regno, né piaceri. Avendo così parlato sul campo di battaglia, Arjuna, con l'animo angosciato, si accasciò sul sedile del carro, lasciando cadere l'arco e la faretra inesauribile. Queste sono alcune delle frasi tratte dal primo canto il canto dello sgomento di Arjuna, della Bhagavad Gita, il canto del Beato, il grande poema indiano che fa parte del Mahabharata, la Grande India, composto intorno al III secolo a.C. E non stupisca se, invitati ad ascoltare le nostre riflessioni intorno al primo canto dell'Inferno, apriamo la serata con alcuni brani tratti da tutt'altro testo. È che una spiegazione al titolo che abbiamo dato alla nostra serata è doveroso, già che tutti coloro che abbiamo incontrato, un po' stupiti, ci hanno domandato, ma è io sol uno m'apparecchiava a sostenere la guerra, non è l'inizio del secondo canto? È l'inizio del secondo canto. Ma ci è parso appropriato per evidenziare lo spirito, che a nostro avviso unisce Dante e l'inizio della Ghita e che più in generale rimanda ad una condizione tipicamente umana: lo sgomento dell'uomo che improvvisamente diviene consapevole di un suo stato di smarrimento interiore, che di colpo non si riconosce più nella vita che ha vissuto fino a quel momento e, incerto, insicuro, confuso, bloccato in una crisi dalla quale non sa come uscire. Vorrebbe ritirarsi dal mondo e dalle sue attività e rinunciare ad ogni battaglia, sia essa esteriore o interiore. Certo, la storia della Gita racconta di una vera e propria guerra, ma quel che qui ci interessa è lo stato d'animo, l'aspetto interiore di Arjuna e di Dante. Per entrambi il racconto prende le mosse da un momento di angoscia profonda dalla convinzione di aver perduto il senso della vita, dalla difficoltà di scorgerne con chiarezza il significato e dal desiderio immediato di ritirarsi perché chiamati ad affrontare un compito ritenuto troppo difficile da sostenere. Ecco Dante l'anima tua è da viltate offesa, la quale molte fiate l'uomo ingombra, sì che donrata impresa lo rivolve. Dunque che è? Perché? Perché restai? Perché tanta viltà nel coro allette? Perché ardire e franchezza non hai? Ed ecco Arjuna, da dove viene questa tua debolezza nel momento della difficoltà? È indegna di un ariano, non viene dal cielo, o Arjuna, e non conduce alla gloria. In questo loro sconforto così umano, così comune, così vero, i due eroi perdono ogni tratto individuale, assumono un valore universale e ci trascinano con loro in una sorta di viaggio di iniziazione alla ricerca della verità. Eppure, a spingere ad una piena accettazione della necessità di combattere contro ogni debolezza, contro ogni paura, non basta la consapevolezza di questa necessità. Occorre un aiuto, occorre un intermediario, occorre l'aiuto. Che giunge dal divino sotto forma di una guida, di un istruttore, capace di mostrare passo a passo il vero volto dell'animo umano, anche nelle sue espressioni più ripugnanti. Il divino Krishna, nelle vesti dell'Auriga, sarà la guida di Arjuna. Virgilio, almeno per la prima parte, lo sarà per Dante. Insomma, Abbiamo voluto richiamare, sia pur brevissimamente, anche il testo della Gita perché da sempre i grandi testi della spiritualità ci mostrano che per affrontare i momenti di crisi della vita occorre decidersi ad intraprendere un altro viaggio. E infatti, a Dante, che gli chiede aiuto, Virgilio risponde: Ma tu perché? Ritorni a tanta noia, perché non sale il dilettoso monte che è principio e cagion di tutta gioia. A te conviene tenere altro viaggio, se vuoi campar d'esto loco selvaggio. E al pari di quelli di Argiuna e di Dante, seguendo il loro cammino poetico, anche il nostro diventerà un viaggio nel corso del quale saremo gettati nel pieno della battaglia. Ma sorretti da una ferma volontà e fidenti nei suggerimenti della guida, arriveremo a specchiarci in tutto il male che può esserci nel cuore dell'uomo e a vincerlo. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ah, e quanto a dir qual era e cosa dura! Questa selva selvaggia e aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura. Tant'è amara che poco è più morte. Ma per trattar del benchio vi trovai dirò dell'altre cose ch'io vos scorte. Parlare del primo canto della Divina Commedia non è assolutamente facile, anzi è assolutamente difficile. Sul primo canto sono state dette tante, tantissime, forse troppe cose, e non è assolutamente semplice dire qualcosa di nuovo o dire le solite cose in maniera nuova. È anche difficile perché eh, il primo canto è stato particolarmente criticato, in particolare Benedetto Croce, che oltre che un grande filosofo è anche stato un grande critico di Dante ha liquidato il primo canto definendolo privo di poesia. In realtà io credo eh, che la prima cosa da capire è l'importanza cruciale che ha questo canto all'interno della Divina Commedia. Il primo canto in una maniera o nell'altra contiene in sé tutta l'opera. Chiunque abbia mai scritto qualcosa da una poesia, un racconto o semplicemente un tema in classe, ha fatto esperienza di quanto sia difficile iniziare, perché l'inizio di un'opera eh, tiene su di sé, tiene sulle sue spalle, il peso di tutta l'opera. E se è difficile iniziare un articolo di giornale, un racconto, pensate quanto sia difficile iniziare un'opera come la Divina Commedia, che ha richiesto vent'anni di lavoro, che è lunga più di 14.000 versi, che ha un insieme di contenuti e di pensieri, di idee che sono assolutamente uniche in tutta la letteratura, anzi in tutte le letterature. Per cui il primo esercizio, diciamo così, che bisogna fare per capire la Divina Commedia, credo che sia proprio questo, pensare alla fatica che ha fatto Dante ad iniziare quest'opera, sentire il peso. La seconda, il secondo esercizio che propongo per affrontare in maniera un po' nuova il primo canto è provare di eliminare dalla propria testa tutti, eh, tutte le cose che già sappiamo sulla Divina Commedia, provare ad aprire il testo come se fosse la prima volta, provare ehm, a togliere eh, le, le idee che già abbiamo, i nostri pregiudizi, provare anche... A non pensare a come andrà avanti e a come finirà la Divina Commedia. Proviamo ad immedesimarci in quel lettore medievale che per la prima volta si trova tra le mani il manoscritto della Divina Commedia e per la prima volta lo apre. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che alla diritta via era smarrita. Aprendo in questo modo la Divina Commedia, sono forse tre le cose che più stupiscono dai primi versi. La prima è certamente la struttura poetica. Eh, tutti sappiamo che eh, la Divina Commedia è scritta in terzine incatenate, cioè fondamentalmente una struttura poetica divisa in terzine, in gruppi di tre versi, e ogni terzina è collegata alla successiva con delle rime, secondo lo schema ABA, BCB, CDC e così via. È particolare questa struttura che ha inventato Dante, per questo è anche chiamata terzina dantesca, perché ogni terzina richiama dalla prima, da quella precedente, un suono, una rima, e ogni terzina contemporaneamente ne lancia uno nuovo a quella successiva. Ogni terzina rassicura il lettore che sente un suono che ha già ascoltato e ogni terzina contemporaneamente dà uno slancio nuovo. E questa struttura fa sì che eh, Dante chiede al lettore di ehm, leggere il canto dal primo all'ultimo verso, dall'inizio alla fine, senza interruzioni, senza pause, senza mai alzare il capo. La seconda cosa che è, definisce la grandezza di questo primo approccio alla Divina Commedia è l'inizio. Normalmente le opere medievali. Per chi ne sa qualcosa, per chi non lo sa, lo sto dicendo io. Normalmente le opere medievali iniziano con il cosiddetto prologo, cioè fondamentalmente un momento, un'introduzione dove l'autore spiega i propri intenti, dove l'autore invoca Dio le muse per spiegare per chiedere la grazia di portare a termine l'opera, Dante. Non fa nulla di tutto questo, o meglio, Dante decide di posticipare il prologo al secondo canto. Per iniziare il primo canto, come si dice in medias res, cioè dentro l'azione, nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura. La prima cosa che sentiamo non è la voce rassicurante del, dell'autore che ci garantisce un lieto fine, ma è un'atmosfera, una selva oscura, difficile, cattiva, che attacca, che ferisce. Il lettore è letteralmente catapultato dentro l'opera perché sente subito la difficoltà della situazione. La terza cosa è la grandezza poetica di Dante e Qui forse il primo verso può essere preso ad esempio per eh, parlare di un, diciamo, un vizio poetico di Dante, cioè quello di eh, citare frequentemente, di fare eh, dei richiami. Eh, il primo canto e la Divina Commedia sono costellati di richiami, eh, ma voglio prenderne uno, cioè il primo verso, per eh, dirvi un po' come procede Dante. Nel mezzo del cammin di nostra vita il lettore medievale che ha la memoria molto più fresca della nostra e molto più agile eh, leggendo questo verso sente subito dietro questo verso un richiamo biblico in particolare dal libro di Isaia capitolo 38 che recita Indimidio Dierum Meorum vadam ad porta Sinferi ovvero a metà dei miei giorni andrò alle porte dell'inferno e il lettore medievale, cogliendo subito questo richiamo, sente dietro, quel, nel mezzo del cammino di nostra vita già un'atmosfera, inizia già a capire dove, come proseguirà il viaggio. Nel primo verso della Divina Commedia non c'è l'inferno, non si parla di inferno. Se apriamo la commedia per la prima volta, il lettore non sa ancora che Dante starà, sta per fare un viaggio. Nell'aldilà eppure già il primo verso contiene il proseguio. Però Dante ogni volta che fa una citazione, ogni volta che si richiama qualcosa, ovviamente ci aggiunge del suo, eh, adatta diciamo così eh, quello che prende al proprio obiettivo, al proprio contenuto, alle proprie tematiche. Ci sono due piccole, enormi in realtà differenze tra la citazione di Dante è quella biblica. Nel testo biblico c'è una prima persona singolare, a metà dei miei giorni. Nel testo dantesco c'è una prima persona plurale, nel mezzo del cammino di nostra vita. Dante con un solo aggettivo ci vuole dire che non vuole fare questo viaggio da solo. Ehm, non è soltanto il personaggio di Dante che fa... Il, il suo viaggio di conversione che va nell'aldilà che, che visita l'inferno, poi il purgatorio, poi il paradiso, non è soltanto lui e non vuole essere solo lui, perché insieme a lui ci devono andare, devono seguirlo tutti i lettori, anzi, tutti gli uomini, qualcosa di più. Cioè Dante sta proprio caricando di responsabilità il lettore. Gli sta dicendo: guarda, che se non Inizi con me questo viaggio di conversione, se non inizi con me questo viaggio alla scoperta della verità, non potrai mai capire del tutto la Divina Commedia, non potrai mai capire del tutto questa mia opera, mancherà sempre qualcosa. La seconda differenza tra il testo biblico e quello dantesco sta in un'altra parolina che Dante aggiunge, cioè cammin. Dante mette nel testo fondamentalmente la metafora della vita come viaggio, che è un topos letterario, quindi un elemento ricorrente nella letteratura, qualcosa di già detto insomma. Però con quella parolina, con quella metafora che inserisce nel testo, Dante riesce a far esplodere il primo verso di significati, perché portare dentro il testo l'idea della vita come viaggio porta dentro il testo... Una serie di idee, di pensieri che hanno un elemento centrale, quello che vede l'uomo in esilio dalla propria casa. L'uomo nella sua vita è costantemente in esilio dalla, dalla propria casa ed è costantemente e faticosamente in viaggio per ritornare alla casa del padre, per ritornare nel luogo dove solo riesce a sentirsi bene, per tornare nell'unico luogo dove riesce ad essere pienamente uomo. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Eh, quanto a dir qual era e cosa dura, questa selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Tante amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben che vi trovai, dirò dell'arte cose ch'io vi ho scorte. Io non so ben ridir come vi entrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma, ma poi ch'io fui ai pie d'un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor un punto, guardai in alto e vidi le sue spalle Vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allora fu la paura un poco quieta, che nel lago del corme era durata la notte che io passai con tanta pietà. E come quei che con lena affannata, uscito fuori dal pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e quata. Così l'animo mio che ancora fuggiva si volse a retro a rimirarlo lo passo che non lasciò giammai per la viva. Poi siamo nella selva, abbiamo sentito delle notte cupe e l'ambientazione iniziale del, della Divina Commedia è proprio questa, una selva oscura, una selva terribile, una selva difficile da cui non si sa come uscire. Questa è la presentazione della Divina Commedia. Dante in realtà non ci dice come entra nella selva, come poi non ci dirà come ne esce. Eh, avete sentito, eh, io non so ben ridir come vi entrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Non ci dice e non ci spiega come è entrato nella selva e come è uscito, perché i primi versi della commedia sembrano tutti avvolti da quello che Dante appunto definisce sonno. La selva è interpretata da quasi tutti i critici ormai come il peccato, il peccato di Dante. Il sonno è il sonno della ragione, cioè la selva è in pratica quel momento in cui l'uomo si trova in una condizione di peccato e nelle condizioni di peccato non ha la lucidità per il discernimento, non ha la lucidità per la scelta. Il peccato è quella cosa eh, che all'inizio attira, perché ti propone una via cattivante, perché ti propone anche semplicemente una via facile, in discesa. E infatti, stando attenti, leggendo il primo canto, si coglie una geografia fatta di contrapposizioni. Cioè, la selva è ciò che sta in basso, perché è stato facile arrivarci e perché è difficile uscirne. Dopo la selva ci sarà il colle, che invece è la parte alta. Come la selva sta in basso, così il colle sta in alto, perché più in alto si va, più si è vicini a Dio. Come la selva è oscura ed è buia, così il colle è rivestito dai raggi del sole e dietro, da dietro al colle si vedono i raggi del sole. C'è un gioco di chiaroscuro, di eh, un vero contrasto degno quasi di Caravaggio, che eh, permea tutto il canto, che rende veramente eh, la contrapposizione fra il peccato, la dannazione e la possibilità di salvezza. C'è una cosa particolare, una curiosità, che magari non è eh, subito percepibile, cioè. La, la cosa strana è che il viaggio di Dante non inizia da dentro la selva, o meglio, il vero cammino inizia quando Dante è già uscito dalla selva, quando Dante è già uscito dal suo peccato. È come se Dante ci dicesse ehm, la difficoltà, la grande fatica non è uscire dal peccato, il peccato è quella condizione che noi capiamo poco e gestiamo ancora meno. La grande fatica, il grande viaggio inizia a mente lucida, inizia, potremmo dire, nella quotidianità, inizia nel, nella fatica, dopo che si è usciti dalla condizione del peccato, nella fatica di ogni momento, perché il viaggio è lungo. In un modo o nell'altro Dante esce da questa selva e si inizia ad avviare verso il colle, fa i primi passi, i primi, i primi passi sono in salita, si sta avvicinando alla salvezza, ma subito incontra tre fiere, tre bestie, eh, una lonza, cioè una specie di ghepardo, un leone e una lupa, affamata, famelica, la peggiore di tutte. Queste tre fiere sembrano accerchiare Dante, sembrano aggredirlo, lo vogliono aggredire e Dante un po' alla volta ricade verso il basso. Ehm Normalmente eh, i critici eh, tendono ad interpretare le tre fiere eh, secondo eh, un'ottica simbolica, il primo canto è tutto allegorico, per cui ogni cosa corrisponde a un simbolo. La tradizione eh, della critica dantesca vede le tre fiere come tre simboli, come simboli dei, di tre peccati specifici di Dante, in particolare rispettivamente lussuria, superbia e avarizia. Quella che vi propongo io stasera è, eh, diciamo così, una versione un po' di nicchia. Ehm, al di là dei, dei singoli animali, delle singole belve, la differenza di interpretazione, che è sostenuta anche da qualche critico serio, ehm, sta nel vedere questi tre animali come peccati sì, ma come peccati esterni, come peccati del mondo. Ripercorriamo un attimo le tappe. Dante è uscito dalla selva e deve iniziare un viaggio. Cos'è che c'è in più dopo la selva? Una sola cosa, ci dice Dante: la speranza. La speranza è l'unica cosa che eh, permette di iniziare il viaggio. Eh, il detto dice: La speranza è l'ultima a morire. Dante sembra dirci: la speranza è anche la prima a nascere, perché è l'unico. Movente, che permette di fare i primi passi, che permette di iniziare un vero viaggio verso la verità, la speranza. Dante prende questa speranza e inizia il suo viaggio, ma subito si scontra con un mondo, e questa è l'interpretazione: con un mondo difficile, con un mondo anche corrotto, con un mondo vile, con un mondo in piena crisi, è abbastanza attuale Dante in questo. E questo mondo. La sua corruzione, il suo male, un po' alla volta risospinge Dante verso la selva. La selva è il suo peccato e Dante è già uscito dalla selva quando incontra le tre fiere. Dunque, l'idea è questa. Il pellegrino che è già uscito dal peccato si scontra con il mondo e il male del mondo un po' alla volta rischia di contaminarlo, rischia di, di farlo cadere nel proprio peccato. Dunque la selva, il peccato, la speranza che permette di iniziare un viaggio, il male del mondo che inizialmente sembra ostacolare, sembra impedirle questo viaggio. Poi, che hai posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia diserta, sì che il pie fermo era sempre il più basso. Ed ecco quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel maculato era coverta, e non mi si partì dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che io fui per ritornar più volte volto. Tempera dal principio del mattino e il sol montava in su con quelle stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Sì che a bene sperar mera cagione di quella fiera lagaetta pelle. L'ora del tempo è la dolce stagione, ma non si sì che paura non mi desse la vista che mi apparve d'un leone, questi parea che contra me venisse con la testa alta e con rabbiosa fame, si sì che parea che l'aere ne tremasse, ed una lupa che di tutte brame sembrava carca nella sua magrezza e molte genti fece viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza, che la paura uscìa di sua vista, che io perdei la speranza dell'altezza. E quale è quei che volontieri acquista, e giunge il tempo che perderlo face, che in tutti i suoi pensieri piange e s'attrista, Tal mi fece la bestia senza pace, che venendomi incontro a poco a poco, mi ripigneva. Là dove il sol tace. Dante sta ricadendo nella selva, sta ricadendo nel suo peccato. Mentre cade, ci dice, vede un'ombra. L'ombra sarà Virgilio, quello che l'accompagnerà per il suo viaggio nell'inferno e poi nel purgatorio fino al paradiso terrestre. La prima cosa che Dante dice quando vede quest'ombra è miserere di me, ovvero Abbi pietà di me. È una frase fondamentale, apparentemente innocua ma fondamentale. Innanzitutto è il primo dialogo della Divina Commedia ed è un reale squarcio del silenzio che avvolge tutta la parte del primo canto. Il canto va avanti in maniera abbastanza piana finché non arriva un urlo, miserere di me spezza la voce dell'autore, spezza la voce del poeta che sta raccontando il suo viaggio, per far sentire al lettore da vicino la difficoltà vera, per far sentire al lettore un dialogo, il primo dialogo, la voce del poeta che sta vivendo quel viaggio, miserere di me, abbi pietà di me. È assolutamente fondamentale che la prima frase il primo dialogo della Divina Commedia sia Abbi pietà di me. Dante nell'inferno fa diversi paragoni fra se stesso e altri personaggi, ad esempio Enea. Uno in particolare è quello con Ulisse, il famoso canto di Ulisse del ventiseiesimo eh, Canto dell'Inferno. Dante eh, instaura nel suo. Inferno, questo paragone che diventa quasi uno scontro. E il secondo canto, in particolare, nel secondo canto dell'inferno e nel ventiseiesimo, usa gli stessi termini per parlare della sua impresa e per parlare dell'impresa di Ulisse, cioè andare oltre le colonne d'Ercole, viaggiare in mare aperto, fare qualcosa che non era mai riuscito a nessun altro. Da questo scontro è Dante che esce vincitore. Ma non per i suoi particolari meriti, non per la sua forza, non per il suo coraggio, non per eh, qualcos'altro, non per virtù che eh, apparentemente potrebbero essere utili in un'impresa un del genere, ma per quella frase che dice nel primo canto, miserere di me, perché Dante ha la capacità, a differenza di Ulisse, che morirà nella sua impresa, ha la capacità di riconoscere la propria debolezza e ha la capacità di chiedere aiuto, di invocare miserere di me. E questo rende Dante vincitore perché, ci dice lui, ehm, ogni volta che c'è una richiesta d'aiuto risponde la misericordia di Dio. E qui ancora una volta Dante ci sorprende, perché la misericordia di Dio non arriva in vesti angeliche, non arriva con messi particolari, non arriva con eh, cherubini o altre schiere angeliche, arriva col volto di Virgilio. Virgilio oltretutto è un poeta pagano. E, certo, al di là del fatto che... Virgilio sia il simbolo della ragione, al di là del fatto che Virgilio porta con sé i valori antichi, al di là del fatto che Virgilio sia stato fondamentale per Dante nel, nel suo percorso e nella sua maturazione di fede, al di là anche del fatto che Virgilio sia visto da Dante come profeta inconsapevole dell'avvento di Cristo, quello che sorprende è che l'aiuto divino arriva con un volto è un volto storico. E Dante ci dice in questo modo, la misericordia di Dio, perché di questo parla la Divina Commedia, entra nella storia, si incarna in una persona, e qui ovviamente il richiamo più o meno esplicito è all'incarnazione, a Cristo. Ci sono molti autori che dicono che, nel, che nella Divina Commedia non si parla quasi nulla di Cristo, si parla molto di Dio, ma quasi nulla di Cristo. In realtà, Credo che non sia così, o meglio, bisogna forse andarselo a cercare. E questo è un elemento fondante, il fatto che la misericordia di Dio per Dante arrivi con un volto, un volto storico. In un modo o nell'altro questo viaggio inizia, perché Dante incontra Virgilio e Virgilio si propone come guida rispondendo al, alla sua necessità, alla sua richiesta di aiuto. Inizia un viaggio che non è... Il viaggio semplice che voleva fare Dante quando inizia a scalare il colle. Il colle rappresenta il monte del purgatorio, quindi la via più breve della salvezza. Non è questo il viaggio che Virgilio vuole far fare a Dante. Dante deve fare un viaggio più lungo e più difficile, passare dall'inferno. Quindi deve conoscere il peccato prima di potersi purificare dal peccato. E, e sembra suggerirci attenzione alle scorciatoie, attenzione alle vie brevi, perché ehm, il viaggio di, conver di conversione non è un'illuminazione, un ma è un percorso, è un percorso lungo, perché eh, Dante dovrà attraversare tutto l'inferno e sarà un viaggio doloroso. Il viaggio inizia e sono state due le condizioni che ci ha dato questo primo canto. La prima, la speranza. La speranza è fondamentale. Dante si definisce spesso il poeta della speranza. Dante è consapevole del fatto che senza la speranza il viaggio non inizia proprio, non, non c'è pericolo che possa iniziare. La seconda, l'importanza di chiedere aiuto, l'importanza, dice Dante, di fidarsi, di affidarsi, l'importanza in un qualche modo di lasciarsi guidare in questo viaggio più difficile delle proprie forze. Io per lo tuo me penso e discerno che tu mi segui ed io sarò tua guida e trarrotti di qui per l'oco eterno, ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti, chi alla seconda morte ciascun grida, e vederai coloro che son contenti nel fuoco, perché speran di venire quando che sia alle beate genti. Alle quai poi se tu vorrai salire, anima fia a ciò più di me degna, con lei ti lascerò nel mio partire, che quello imperator che lassù regna, perch'io io fui ribellante alla sua legge, non vuol che in sua città per me si vegna. In tutte parti impera e qui vi regge, qui vi è la sua città e l'alto seggio. Oh, felice colui Qui vi elegge E Dio a lui Poeta Io ti richeggio Per quello Dio che tu non conoscesti A ciò che io fuga Da questo male e peggio Che tu mi meni là Dovor dicesti Sì che io veggia la porta di San Pietro E corror cui tu fai cotanto mesti Allora si mosse ed io li tenni dietro